Da più di 20 anni diamanti a tavola, fiera del tartufo bianco pregiato dei Sibillini, promuove e valorizza il più illustre frutto dei boschi di Amandola e dell'entroterra ferma. Escursioni alla ricerca del tartufo, convegni, mostre e laboratori per bambini. Diamanti a tavola accoglie ognuno di voi con un programma ricco di iniziative ed eventi. Le vie della città faranno da palcoscenico a spettacoli folcloristici ed artisti di strada per celebrare il diamante più prezioso di un festival davvero incredibile. Durante la manifestazione non mancheranno i veri sapori della nostra tradizione, grazie alle tante associazioni della città che nei giorni del festival proporranno ricchi menù a base di prodotti tipici locali e ovviamente di tartufo. Scopri il territorio dei Sibillini e gusta la genuinità dei nostri prodotti. Il Festival del Tartufo Bianco pregiato dei Sibillini è sensibile al tema della ecosostenibilità e per questo sarà limitato l'utilizzo della plastica in tutta la manifestazione. Anche gli stand gastronomici utilizzeranno esclusivamente materiali conformi alle politiche plastic free. Ci è voluto coraggio, ma non potevamo non fare diamanti a tavola. Siamo arrivati alla 24esima edizione, lo abbiamo solo sospesa l'anno del terremoto e quindi forte per noi è il piacere, l'interesse, la voglia di far tornare questa città alla normalità. Ecco perché nella paura e nella preoccupazione del Covid abbiamo allungato tutta la manifestazione all'interno del centro storico, unendo insieme al prodotto tipico, quindi alla specialità di questo bianco pregiato di Amandola, anche le bellezze storiche, culturali della città attraverso iniziative che pian piano durante questi 15 giorni verranno realizzate. Possiamo dire senza ombra di dubbio che l'aver alzato l'asticella della qualità, aver seguito il prodotto nella sua veridicità e autenticità ha portato dei frutti. Questa manifestazione, a differenza delle altre manifestazioni in Italia, è una manifestazione organizzata con i tartufai, con l'associazione dei tartufai che garantiscono non solo il prodotto ma la qualità del prodotto. E quindi da noi non si usano salse, da noi non si usano strumentazioni varie che tolgono la qualità, che rovinano la qualità al tartufo. Da noi si commercializza, si vende prodotto raccolto al mattino ad Amandola nel territorio dei Monti Sibillini, quindi un prodotto di eccellenza è garantito. È ovvio che aver fatto questa scelta in un primo momento è stata difficile, perché il dire no ai commercianti chiaramente ha ridotto anche in un primo momento l'affluenza, ma oggi invece abbiamo la qualità che ritorna. La città di Amandola è stata riconosciuta tra le città del tartufo, anche l'ultimo viaggio a Roma insieme con la Regione Marche, dove siamo stati riconosciuti come città del sud delle Marche, la città del tartufo. Quindi siamo estremamente felici, possiamo dire che il lavoro fatto dopo tanti anni, veramente oggi ne raccogliamo i frutti. Ecco Sindaco, ci sarà anche una chicca a Miss Italia. Sì, assolutamente. Quest'anno infatti abbiamo scelto una madrina della manifestazione che sarà Miss Italia del 2021, ma la notizia più bella, siamo riusciti a portare la presentazione delle Miss Marche del 2022 che concorreranno a Miss Italia 2022 e verranno presentate per la prima volta ad Amandola sabato pomeriggio alle 17:30. Quindi in sostanza la qualità del prodotto, l'eccellenza del tartufo, la qualità dei beni storici architettonici e perché no Miss Italia, quindi la bellezza che sfoggerà all'interno delle vie di Amandola. Abbiamo lavorato e fortunatamente quest'anno possiamo fare questa manifestazione con più tranquillità, visto che comunque un po' si sta allentando anche il discorso pandemico.
e quindi ecco, speriamo che poi vada tutto nelle migliori dei modi, e su questo ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto del tutto per fare un percorso, quindi allungando tutto quello che era la vecchia organizzazione solo in piazza, quindi ci abbiamo la possibilità di avere i due sensi di marcia delle persone e i controlli faremo in modo che ce ne siano tutto quello che serva per affinché vada tutto bene. Ecco, la Regione Marche è andato anche a Roma, emozioni? Sì, siamo stati a Roma e questo per noi è importante perché c'è stato un riconoscimento da parte della Regione, che prima ovviamente questa parte sud delle Marche non veniva senza meno presa in considerazione per il tartufo, anzi non ci conoscevano nemmeno, perché questa, come vedete, è la 24esima edizione, mentre se andiamo su altre fiere anche marchigiane è ovvio che passano su esperienze molto molto più longive. E quindi su questo li ringraziamo perché è stato un ulteriore, oltre che riconoscimento, ma anche trampolino di lancio, anche se comunque stavamo andando già a... Questo è frutto soprattutto della presenza di Bottura, ma anche del lavoro che abbiamo fatto noi qui in Amandola. Noi siamo presenti con un gazebo alla finale manifestazione e come abbiamo circa 300 artigiani nostri associati. E praticamente è quello come ho detto prima, noi cerchiamo di aiutare le aziende nello svolgere le loro attività burocratiche, sicurezza sul lavoro, Covid, normative Covid e tutto quello che un'azienda ha bisogno per andare avanti, con un'attenzione anche al cittadino e al pensionato. Ci tenevamo particolarmente ad essere presenti qui alla Diamanti a Tavola perché, come aveva anticipato anche il vice sindaco Puchini, si puntava soprattutto sull'artigianato, quindi noi interveniamo anche in prima persona, come diceva il nostro presidente zonale, con il gazebo informativo per i nostri servizi, ma anche attraverso i nostri associati che sono presenti, quindi esporranno nella manifestazione. Quindi portare e valorizzare il valore degli artigiani della zona, in particolare riguardo noi della zona montana, che ha avuto tra sisma e Covid molte difficoltà negli ultimi anni, quindi cerchiamo di aiutarle e di riportarle un po' alla luce attraverso queste manifestazioni che hanno una rilevanza soprattutto locale, ma anche, come diceva il sindaco, a livello nazionale. Speriamo di riuscirci, ecco. Conosciamo questa eccellenza in un anno magari particolare dove non c'è una produzione esagerata, ma la qualità è eccellente, siamo pronti a soddisfare i vostri palati, i vostri gusti. Noi curiamo sia le escursioni della domenica alla ricerca del tartufo, curiamo la mostra micologica e curiamo anche la cucina del tartufo del Palatuber. Eventi particolari, potrei dire il convegno della domenica 7, che è un convegno conferenza fatto dalla dottoressa Brancadoro dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, dove ci parlerà della richiesta da parte di questa associazione per il riconoscimento all'UNESCO della cerca e cavatura del tartufo come beni immateriali dell'umanità. Un altro invito che posso fare è la cena a quattro mani di giovedì 10, fatta dagli chef emergenti, per questo motivo l'abbiamo chiamata la meglio gioventù, una cena a quattro mani fatta da Davide Di Fabio, che è lo chef del ristorante La Gioconda di Gabicciamonte, e da Riccardo Forapani, che è lo chef del ristorante Il Cavallino di Maranello. Amandola è aroma free, e diciamo l'aroma al tartufo che troviamo nelle salse o negli oli da Amandola non c'è, c'è solo tartufo fresco, quindi sia al Palatuber dove si cucina il bianco e il tartufo nero estivo sarà tartufo fresco, così come nelle altre osterie cucineranno col tartufo fresco. In questo momento il prezzo è alto, sì, è alto perché non ce n'è una grande quantità. Contemporaneamente, visto il prezzo alto, non c'è neanche un'altissima richiesta, quindi c'è una media di tartufo che potremmo dire di prezzo che potremmo dire aggirarsi intorno ai 2.500-3.000 euro per pezzature
accettabili da cucina, ecco. Pezzi pregiati costeranno molto di più.